diretta da Palazzo Chigi, da sotto Palazzo Chigi, lo abbiamo detto in aula qualche minuto fa, ed ecco qui tutti i parlamentari del centrodestra presenti in piazza. Oh, presenti in piazza, senatori, deputati di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia, e molti anche del gruppo misto che facevano parte del Movimento 5 Stelle e lo hanno lasciato perché hanno, questo movimento ha dimostrato grande incoerenza. Perché sotto Palazzo Chigi? Perché Conte un'altra volta è irrispettoso del Parlamento italiano, degli eletti del popolo. E fra poco alle 20:15 parlerà e racconterà di come limiterà ulteriormente le libertà degli italiani, non dirà di come ha danneggiato gli italiani con tante sue scelte in questo periodo. Bene, noi siamo qui a chiederne le dimissioni. Ecco qua Palazzo Chigi, il posto dove si è asserragliato quest'uomo senza voti, non lo ha votato nessuno, non lo conosceva nessuno durante la campagna elettorale, ed ecco qua i parlamentari del centrodestra, tutti i parlamentari del centrodestra, i parlamentari che chiedono con striscioni, cartelli, a Conte di andare a casa. In queste ore, pensate, alla Camera, invece di parlare dell'emergenza, delle criticità legate al coronavirus, di che si parla? Dell'immigrazione. Il problema è come far accedere meglio gli immigrati clandestini sulle nostre coste. Immigrati clandestini che possono non lasciare la loro terra secondo le leggi e accedere a un'immigrazione regolare. No, sono immigrati che decidono di arrivare e fare come gli pare nella nostra nazione, illegalmente, senza rispettare le nostre leggi. E là che cosa sta accadendo di paradossale? Sta accadendo, adesso ve lo dico, guardate intanto i nostri senatori e deputati del centrodestra, tutti schierati, sta accadendo che forse Conte stasera ci dirà che a Natale famiglie rimarranno divise, che ci sarà chi non potrà raggiungere i propri figli e i propri genitori, chi non potrà circolare liberamente sul territorio nazionale, addirittura non potrà travalicare i confini del proprio comune, e questi invece cambiano nemmeno solo nazione, cambiano continente liberamente. Una vergogna. Questo governo deve andare a casa il prima possibile, e qui il centrodestra tutto insieme schierato glielo vuole ricordare.